Assessore Cozzi, qual è l'idea progettuale per valorizzare il parco fluviale? L'idea progettuale è un'idea importante, un'idea soprattutto condivisa, questo ci fa molto piacere, sia da quasi tutto il Consiglio. È un'idea dove gli uffici e anche altri assessorati, che ringrazio obbligamente, hanno lavorato in un'unità di progetto unica, che ha portato alla luce in questa fase intanto a definire quali sono tutte le aree che andranno in concessione. A questo punto noi vogliamo dare un'ampia pubblicità a questo progetto importante per cercare di migliorare e qualificare ancora di più un anello verde importantissimo di 11 km che gira attorno al nostro centro storico. Quindi a questo punto noi abbiamo pensato di, salvaguardando l'ampia, lasciando pubblico tutto il tracciato del parco fluviale, diviso in 6 lotti, dove potenzialmente diamo la possibilità a chi farà delle proposte interessanti di attivare delle attività di diverso genere, che possono essere sia commerciali ma anche di tipo associazionistico, cercando di dare qualche servizio in più che in questo momento è carente nel parco, perché oggi è molto fruito, però può essere molto migliorato sia sotto l'aspetto del decoro e della manutenzione, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto dei servizi. Basti pensare che non è possibile acquistare dell'acqua, prendere un caffè, non ci sono servizi igienici, no? Quindi noi, nel momento in cui vorremmo dare in concessione con delle proposte, mi viene da pensare subito ad esempio a una proposta che potrebbe essere quella di creare, con materiali assolutamente sempre nel rispetto della valenza ambientale dei luoghi, ecocompatibili, ad uno spogliatoio che permetta ad esempio, no, al pubblico che vuole fruire per fare jogging del nostro parco fluviale di arrivare, spogliarsi e fare l'attività sportiva, soffermarsi sempre nello spogliatoio per fare una doccia e poi tornare a casa già avendo terminato completamente. Queste sono le nostre idee, ci sono diverse possibilità, ci sono già delle strutture che si prestano, quale l'ex casetta De Santis, l'ex casa di Loreto sotto il parcheggio San Gabriele, c'è la casetta cantoniera in via Cavour, eccetera. Ci sono già diverse attività. Noi daremo spazio a quelle che saranno le proposte. In questa fase gli uffici stanno preparando quello che è un po' il capitolato, il disciplinare da mettere a bando. Noi adesso faremo degli incontri con delle associazioni, vogliamo fare degli incontri con privati, imprese, chiunque abbia in mente di presentare un progetto che vada a migliorare, ad integrare un parco, un anello verde che deve caratterizzare ancora di più la nostra città sotto quell'aspetto. Quindi il parco rimarrà pubblico e ci saranno questi 6 lotti dati ai privati? Esatto, il parco, il tracciato rimarrà assolutamente tutto pubblico e fruibile liberamente. Ci sono degli spazi consoni dove con apposite proposte si può studiare, insomma, di dare in concessione, cercando poi di gestire e migliorare. Già di per sé quello che manca nel parco è anche un po' il presidio. Il concessionario in sé, nel momento in cui attiverà la concessione, di per sé, stando lì quotidianamente, darà un presidio, no? Quindi il parco non sarà più così semplice, così lasciato, magari con l'attività che si verranno a creare ci sarà anche un presidio fisso, oltre ai servizi che riusciremo a dare ai cittadini.